volta il pareggio non basta, questa volta a differenza di quanto accaduto martedì scorso contro il Giuliano, il pareggio penalizza e di conseguenza elimina il Cerignola. Fine della corsa nei playoff di Serie C, gli Ofantini salutano la Maxi Carovana degli spareggi promozione al secondo turno della prima fase, niente accesso al percorso nazionale dunque, traguardo invece raggiunto nella passata stagione con i gradi di matricola. Al Pinto finisce 0-0 ai punti, i gialloblu avrebbero meritato il passaggio del turno ma nel calcio si sa, contano soltanto i gol ed è così che la X senza reti premia la Casertana in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Quarto contro settimo. Barrosi preferito ancora tra i pali a Krapikas, Visenti incompleta il trio di difesa con Gonnelli e Martinelli, Coccia e Russo presidiano le corsie, Tascone e Sainz Maza scortano Capomaggio in mezzo al campo, tandem d'attacco confermatissimo da Andrea Pivutai. Cerignola obbligato a vincere per passare il turno, Cerignola pericoloso prima del quarto d'ora, D'Andrea apparecchia per il traversone di Coccia, Vutai in corna ma in maniera imprecisa, palla abbondantemente sul fondo dopo il colpo di testa in avvitamento dalla parte opposta di Capitan Celiento. I pugliesi alla mezz'ora perdono per infortunio il miglior realizzatore della stagione, D'Andrea, dentro al suo posto Malcorek ruba palla e serve Vutai, si alza nell'occasione la bandierina dell'assistente, duplice fischio, intervallo, ripresa che si apre con il Cerignola dall'attacco, Malcore sterza e calcia con il mancino, facile per Venturi, facile pure per Barossi sulla conclusione di Tavernelli dalla parte opposta. Raffaele inserisce Bianchini, Tentardini e Carnevale, le occasioni in attacco latitano da una parte e dall'altra, ne ha una ghiottissima il Cerignola a 7 minuti dal 90esimo ma Venturi è bravo a replicare così al tentativo di Visentin. 4 minuti di recupero in cui succede poco o nulla, finisce 0-0 al Pinto, passa la Casertana che accede così alla fase nazionale dei playoff. Cerignola chiude una stagione caratterizzata da alti e bassi con un voto comunque superiore alla sufficienza. Ora è tempo di programmare il prossimo campionato in cui l'asticella dovrà giocoforza essere più alta.